Buonanotte, che ore sono in Italia? Eh sì, sono le 12:40, quindi buonanotte a... ci sono già 7 persone, questa cosa improvvisa, questo signore accanto lì, beh, c'è scritto il nome, quindi sapete chi è, Alessandro Lavia. Alessandro ci raggiunge da Boston, stavamo chiacchierando, Alessandro fa parte della redazione economica e Libere Oltre, e mi hanno fatto vedere, e poi il buon Ivan Grieco ha alimentato la cosa di quelle che a me fanno un po' girare, mi hanno fatto vedere, l'ho ascoltato per un minuto e mezzo e poi ho smesso, a un video del professor, del grande matematico e logico Di Freddi, o almeno così viene considerato in Italia, un po' meno nel mondo, ma cosa vuol dire che sia, dettagli, il quale ci spiega che niente, che tutti i problemi economici italiani sarebbero risolti se non ci fosse l'Unione Europea e soprattutto gli aiuti, gli enormi aiuti militari all'Ucraina. Questo sulla base sembra dell'ennesimo appello di tutti i grandi intellettuali radical chic nati ricchi e morti ancora più, e vivi ancora più ricchi, che moriranno ancora più ricchi, che hanno fatto tutte le rivoluzioni possibili e immaginabili per prendere il potere nelle università italiane, da Cacciari a Rovelli, da Bompiani appunto Di Freddi, tanti altri, dopo li leggeremo. C'è ovviamente l'immancabile Fausto Bertinotti, che non poteva mancare, e l'elenco dopo lo devo leggere perché è troppo bello, una valanga di figli di papà che hanno deciso che niente, basta armi all'Ucraina. Guarda caso lo fanno l'appello adesso, è vero che conta come il due di coppe quando la briscola a bastoni, quindi tutto questo è un puro, come dire, rigurgito morale, se volete, da parte mia, però guarda caso adesso, perché? Perché l'offensiva ucraina, forse, chi lo sa, dovrebbe iniziare fra qualche settimana. Ma Alessandro è stato più bravo, più coraggioso di me. Lui ha ascoltato Di Freddi. E nonostante questo, come vedete, ha sopravvissuto. È sopravvissuto o ha sopravvissuto? Sei sopravvissuto. Sono sopravvissuto. Sopravvissuto. Regge la E o la A? O la A? L'essere o l'avere? Essere sopravvissuti, aver sopravvissuto. Beh. Entrambi. A me suonano entrambi, dipende da... Allora, chi ci ha raccontato il professor Di Freddi di geniale? Quale altra geniale cosa ha scoperto? Assieme a Cacciari, a chi c'è nella lista? Insomma, la vado a leggere, la lista è bellissima. C'è ovviamente il grande fisico Rovelli, c'è Leo Luca Orlando che non può mancare, c'è un tal Giovanni Vianello che deve essere quello lì che pensava che aveva trovato, c'è Michele Santoro, c'è Mauro Senesi, quello che prende per il culo i morti purché non si... c'è Nico Piro, ci sono tutti, c'è, è la Monio Vadia, è bellissima, c'è l'intera pattumiera pseudo intellettuale italiana, c'è Luigi De Magistri, Donatella Di Cesare, tutti, non ne manca uno, Mario Capanna, oh, cioè, cavoli, chi manca? Manca Curcio. Com'è che Curcio non ha firmato? Miniano Brancaccio, il grande economista Brancaccio. C'ho tutti, non ne manca uno. Ah, se vuoi cioè, immagino che sia pesante sentirsi dire i punti fatti da questa... Dai, non racconto la gente, ora mi spengo il microfono. Lina Notte Rai 3, questo era un intervento e vado per punti, ma aspetto poi i tuoi commenti. Il primo è dire che il PNRR non poteva essere destinato alle pensioni, ma l'Europa non lo permette. Cioè, questo è il primo punto, se vuoi già commentare, perché dice che poi per le armi ci sono i soldi, ma il PNRR non tiene conto delle spese per le pensioni. Penso che non sia innanzitutto corretto, perché stavo riguardando i miei punti del PNRR, e poi soprattutto non mi risulta che il PNRR preveda l'invio alle armi, cioè è una cosa diversa, sono due cose separate, non capisco perché le metta assieme. Ma perché l'ha tirato fuori? Cioè il PNRR è in teoria, poi per carità stanno buttando i soldi, tra l'altro a quelli come ai professori universitari italiani, hanno dato in grandissima quantità chiedendo dei progetti francamente orrendi e con pochissimo controllo, come mai li avevano dati, ma al di là di quello il PNRR almeno nel disegno dell'Unione Europea, non che io sia particolarmente entusiasta di questa cosa, mi sembrano soldi buttati, francamente. Doveva essere un finanziamento straordinario di investimenti che avessero a che fare con riscaldamento globale, sanità,
progresso tecnologico, adattamento al mondo digitale e così via. Quindi investimenti. Evidentemente nella testa del professor Odifreddi, pagare pensioni, un paese dove gli anziani e i pensionati si arricchiscono sempre di più rispetto ai giovani, i giovani si impoveriscono, e fare un investimento. Deve essere un investimento nella sua anzianità. Ovviamente lui lo chiama investimento, perché dice, beh, forse è in pensione, se non lo so quanti anni abbia, francamente. Avrà pensato, è una buona maniera per investire nel mio portafoglio, cioè se aumentano le pensioni, io ho fatto un buon investimento, ecco. Innanzitutto sono d'accordo, e poi il fatto che... No, non essere d'accordo. No, Dosi non c'è, non vedo Dosi. Alla lettera D c'è Luigi De Magistris, Sandro De Toni, che non so chi sia, Donatella Di Cesa, che è la celeberrima filosofa heideggeriana approfondita, un tal Nanni Di Falco, che non so chi sia, e un tal Gianni Dragoni, che non so chi sia. Chi di voi li conosce ce lo dica. Sono sicuro che sono tutti grandi intellettuali, di enorme contributo nei loro campi. Quindi il primo punto, bisognava aumentare le pensioni attraverso il PNRR. E poi dire che le armi invece, cioè, che non c'entra nulla il PNRR con le armi, a questo che dice. Assolutamente nulla. Lui non dice esattamente che il PNRR c'entra con le armi, però dice per le armi ci sono i soldi. Ma dice quanti soldi l'Italia ha stanziato per le armi ucraine in un anno e passa? Lo dice mai? No, non lo dice. Qualcuno in rete, fra le ormai 100 persone che ci ascoltano, ha un'idea di quanto è stato in un anno e mezzo? Non dico la spesa, perché vedo che la spesa sia metà della cifra che ho in mente io, che sono riuscito a trovare in un battibaleno in rete. Ma lo stanziamento per ora totale, avete idea di quant'è? Credo sia 1,3 miliardi. Sto guardando da alcune fonti, non so, alcune dicono che al 24 febbraio erano 800 milioni. Sì, credo che quelle siano quelle spese, appunto. Poi, altro punto, procediamo. Qualcuno ha un'idea di cos'è il bilancio dell'INPS, che include molte cose oltre alle pensioni, ma qualcuno ha un'idea di cosa sia il bilancio dell'INPS? No, per avere un po' l'ordine di grandezza, se non sbaglio fa il matematico, insomma, per quanto gli sia arrugginita la matematica, l'ordine di grandezza dovrebbe capire cos'è. Allora, il bilancio dell'INPS è una cosa come 520 miliardi, ok? 520 miliardi. C'è un quarto del PIL. Quindi stiamo parlando, sì, stiamo parlando con gli 800 milioni spesi, non un millesimo, ma giù di là. Questo è l'ordine di grandezza. Quindi... c'è tutta quella enorme quantità di soldi spesa per dare mezzo fucile agli ucraini per difendersi, fosse stata trasferita in pensione, avrebbero aumentato la pensione media dello 0,1%, giù di là. O forse l'avessero data tutta ai pensionati come il professor Odifreddi o ai professori universitari, amici suoi, allora sì, sarebbe aumentata più sostanzialmente. Poi procedo, se vuoi, sul secondo punto. Dice che il problema dell'Occidente, quindi parla di un problema occidentale, dice che la Francia sta reagendo e dice che l'enorme disparità di distribuzione dei redditi. Dice l'1% della popolazione mondiale aveva un mezzo di ricchezza del mondo, durante il Covid 2/3. Però lì io direi che c'è un problema innanzitutto su... c'è eterogeneità tra paesi, cioè non si può dire che in tutto il mondo è così. Cos'è che ha detto durante il Covid 2/3? Cioè, no, noi non lo sa che in realtà, cioè, non che io, questo mi induca a piangere, ma durante il periodo Covid la distribuzione del reddito per almeno un anno e mezzo si è spostata a favore dei gruppi più deboli. Poi cosa c'entra tutto questo con l'Ucraina? Cioè, cosa c'entra? Non so. Ma questa comunque... l'hai sentito, avrà detto che c'entra, ma era proprio così, parole in libertà. Questa registrazione va detto che non è di 2 giorni fa, parliamo di una 20 giorni fa. Quindi... è una cosa più vecchia, credo fosse una cosa attuale. Evidentemente va tanto in televisione, vabbè. Che ha avuto tante visualizzazioni nell'ultimo pericolo, questo è quello che vedete. Però ecco, questa cosa va detta, cioè, quindi questo non coincide esattamente, cioè lui già prima pensava questa cosa, prima di siglare poi questo accordo di non invio alle armi. Dai, quindi questa cosa del 2 anni del Covid, l'1% della 2/3 ricchezza del mondo, io non credo sia corretta.
penso. Ma qual è la frase? Scusami, non lo capisco mica. Ma dice che il problema occidentale, la Francia sta reagendo, ma il resto dell'Europa non sta facendolo, e sulla enorme disparità di distribuzione dei redditi. Però in Europa La Francia, sul nome la Francia, l'unica cosa eclatante che sta facendo è questo minimissimo aumento dell'età di pensionamento da 62 a 64, che tra l'altro, se continua così, finirà per rimangiarsi, danneggiando ancora il futuro dei giovani francesi. Esatto. Tu hai idea di cosa stiano altro facendo? Qualcuno che ti ascolta ha idea che ci siano grandi riforme francesi che cambieranno la distribuzione del reddito e della ricchezza, soprattutto in Francia? La Francia, che è a casa l'uomo più ricco del mondo, almeno sulla carta, eh? C'è più? Alessandro, mi senti? Sì, lasciamo parlare se c'era qualche intervento. No, sono d'accordo, secondo me anche questo è un altro punto che non c'entra con quello che stava sostenendo. Soprattutto non vedo il nesso tra Ucraina, PNRR, invio armi e poi parlare della disparità, perché poi arriva a dire che c'è una crisi di sistema e che il capitalismo... I francesi lo stanno capendo, ma noi con Monti e Fornero non abbiamo avuto una reazione dura allo stesso modo, quindi anche la Fornero, poverina, io non capisco per chi viene sempre messa in mezzo, però anche questo è un altro punto non chiarissimo, perché c'è nel senso che... perché infatti questo video era anche molto attuale col discorso che in Francia c'erano molte reazioni verso Macron, ma per due motivi differenti, e poi soprattutto... Non vedo perché riproporre la Fornero sul sistema pensionistico di nuovo, che è stato già dibattuto tantissime volte. Tutto fa brodo per dire che tutti i cattivi sono contro, ma qual è la connessione logica che mi manca? No, la prima salta, perché il PNRR lui lo vuole usare per pagare le pensioni. Insomma, sì, il suo problema sembra essere le pensioni. Cioè lui pensa che i problemi economici e la povertà venga dal fatto che le pensioni sono troppo basse. Non ha guardato mezzo numero che mostra che le pensioni in realtà sono troppo alte, specialmente rispetto ai redditi di chi lavora, per cui i giovani, e sono soprattutto molto alte rispetto ai redditi dei giovani. Quindi lui pensa che tutto questo si risolva facendo cosa? Parte a insultare Elsa Fornero. No, arriva la soluzione che non capisco ulteriormente, che questa è quella su cui secondo me, questo è utile anche per chi ci ascolta, capire che non è così, che le banche che ricevono gli aiuti statali, anche se dovrebbero fallire, dice, questo è il problema, cioè tra i vari problemi dice che sono le banche, dice che non è giusto che ricevano questi aiuti statali, dovrebbero fallire, ma questo va contro qualunque logica di... non riesco a capire. Non parlano perché hanno la bocca, questo vuol far fallire le banche. Se falliscono le banche, in realtà a perderci non sono soltanto i grandi contribuenti, ma anche i piccoli, cioè... Le banche chiudono le aziende, non ha ancora imparato, non ha mai letto qualcosa su cosa è successo nel 28, nel 29. Questo non riesce a capire che i cosiddetti salvataggi delle banche non sono salvataggi dei banchieri. Ripetiamolo per l'ennesima volta, visto che a te, a Alessandro, è al terzo anno di dottorato a Boston. Allora, quando si salvano le banche, si salva il sistema di pagamenti e si salvano i depositi dei correntisti delle banche, cioè dei cittadini che hanno depositato i soldi. Non si salvano i banchieri nel senso dei proprietari delle banche. Questi perdono totalmente il loro investimento. Ma la gente come Di Freddi, almeno gli elementi ABC del mondo, li leggono, li studiano, li seguono o cosa? L'azionariato di SVB ha perso quasi tutto nell'operazione. I grandi capitalisti che avevano prestato a SVB con le obbligazioni, quelle alto rendimento, alto rischio, hanno perso quasi tutto. Chi è stato salvato? Sono stati i depositanti, perché il problema del fallimento di una banca è proprio questo, che nel caso che fallisca l'azienda metalmeccanica, fallisce l'azienda metalmeccanica, perde il posto di lavoro, i dipendenti, e perde il capitale del proprietario. Nel caso fallisca una banca, succede tutto quello di prima, e cioè i proprietari o azionisti perdono i loro capitali, i dipendenti vengono licenziati per il lavoro, ma tutti i depositanti perdono i loro risparmi. Ed è questo ultimo aspetto quello che conta,
Ed è questo l'ultimo aspetto che i cosiddetti salvataggi delle banche cercano di indebolire, che è la ragione per cui esiste in tutti i paesi del mondo un'assicurazione che viene finanziata con i contributi delle banche, però imposta dal governo, dalla legislazione, dalla regolazione, che fa cosa? Assicura i conti correnti bancari fino a una certa cifra. Ok? Fino a una certa cifra. Assicura i conti correnti bancari perché se la banca fallisce, il tuo conto corrente da 10, 20, 30 fino a 250.000 te lo ripagano via l'assicurazione. Quello che Biden ha deciso, a mio avviso, in parte a ragione, in parte a torto, di fare nel caso di SVB è stato di coprire anche cifre più alte. Perché? Perché moltissime aziende della zona della California del Nord avevano depositato in banca il loro contante che usano per pagare gli stipendi. Quindi una grande azienda ogni mese ha un giro di contante molto alto. Cioè, fate pensare, tu hai anche solo 1.000 dipendenti, che non è poi grande, ognuno di questi paga in media tra contributi sociali, tasse, $6.000, che non è tanto. Tu quel mese hai bisogno di 6 milioni di contante che entra, sta lì per un po' e poi esce perché paghi. Se, come classico lì, i dipendenti miei 2.000 è il costo di ognuno, lordo di contributi, è 10.000, tu hai 20 milioni e quindi quelli lì, nel momento in cui fallisce la banca, li perdi. Esatto, cioè, questo è un problema che cioè, tante volte sento in giro che in televisione si va a dire le banche in realtà è un problema se falliscono, soprattutto per chi investe, chi è un piccolo investitore. Questo secondo me andrebbe detto di più. E poi anche sulla Fornero mi permetterei di dire che forse è anche un'altra che ha salvato in qualche modo l'INPS, quindi viene attaccata tanto, ma in realtà oggi non so come sarebbe il sistema senza di lei. Soprattutto come sarebbe già la ragione. Sì, ma vedi, Giovrin, noi stavamo parlando, il signor Di Freddi sta parlando dei finanziamenti dati dall'Italia all'armamento ucraino, non dell'intera Europa. Quello che tu riporti è l'intera Europa, ok? E infatti il totale dell'intera Europa nel package che tu menzioni è di 3,6 miliardi. Mettendo tutto assieme, no? Calcolando il training, eccetera, eccetera, arrivi a 8 miliardi. Ma questo è tutta l'Europa, il che è perfettamente consistente con gli 800 milioni italiani. Noi i confronti non vanno fatti pere e arance, vanno fatte pere con pere, arance con arance, mele con mele e così via. Là, quando io ho letto il bilancio, le entrate dell'INPS e le uscite anche, che sono maggiori perché l'INPS è in deficit, ho letto una cifra che riguarda le pensioni italiane, non le pensioni europee. E quindi ha confrontato la montagna di pensioni italiane, la spesa totale dell'INPS per arrivare alle pensioni previdenziali, assistenziali, questa integrazione, eccetera, con la spesa italiana per aiuti militari, non per aiuti in generale, a meno che la nuova iniziativa intelligenza pseudo-rivoluzionaria televisiva non sia che agli ucraini non si devono dare nemmeno gli aiuti umanitari, nemmeno gli aiuti sanitari, nemmeno gli aiuti economici. Perché Dio, questa gentaglia non verrà ascoltata, però è importante capire che è gentaglia. Allora, il confronto corretto, come vedi, i dati che hai trovato, non sono quelli adeguati, sono dati che riportano il totale degli impegni, non dello speso, degli impegni europei, e non è confrontabile, è banale, basta fare un calcolo al volo, solo la Germania più la Francia più la Spagna probabilmente viene fuori un totale di spesa pensionistica che sarà 4 volte quella italiana, è da così. E poi dobbiamo aggiungere tutti gli altri. Va bene, quindi si conferma appunto che è questo. Sì, quello che appunto il punto era appunto. Non ha idea di cosa sia un ordine di grandezza e non ha idea, straparla di pensioni, di tasse, di soldi, senza avere idea di cosa sta parlando. Eppure sono solo numeri, almeno i numeri potrebbe cercare di apprendere. Prego.
Secondo me è stato appunto utile, anche se appunto il video non è di oggi, con l'uscita appunto di queste firme, per far capire cosa la gente che firma questo documento, cosa ha in mente, perché magari non è chiaro a tutti che le idee che hanno sono diverse magari da quelle che altri possono avere, cioè questa cosa sulle banche non ha alcun senso se chi firma dice che le banche dovrebbero fallire in qualche modo, tra virgolette, sto dicendo Io non lo che... so, io questo appello mi ha passato la lista dei firmatari, il buon Ivan Griego, che ringrazio, ma non ho, ma ha detto il solito appello folle che dice bisogna fare la pace, per fare la pace bisogna impedire agli ucraini di difendersi, così arriva la pace eterna, Putin vince, c'è la pace. Ah, e già hanno firmato tutti, infatti la lista fa veramente impressione, ci sono tutti, cioè tutti, sì, i pacifisti sono in realtà teorici della pace eterna ucraina. Cioè la morte, l'uccisione, il rapimento, la tortura, lo stupro degli ucraini. Io non so questa gente, tutti i ricchi borghesi, tutti per tre quarti dipendenti statali, tutta gente che in fabbrica, nei campi, nelle sofferenze, nelle miniere, non c'è andata una volta in vita sua, tutta gente che non ha mai visto la guerra, non è mai stato vittima di invasione, tutta gente nata in salotti buoni, ricchi di famiglia, come diceva uno di loro con fierezza, che va predicando che bisogna fare il possibile perché un esercito criminale finisca di massacrare il paese di 42 milioni di persone. Bene, bene, bene. Questo è importante perché, capite, il punto non è se li ascolteranno o meno. Credo che non verranno ascoltati, grazie a Dio, la grande maggioranza degli europei, nonostante le difficoltà e i dubbi, continua a pensare che forse, ed è plateale poi dopo le ultime dichiarazioni assolutamente folli di costoro, le minacce, l'Europa, il desiderio di distruggere l'Unione Europea, gli europei, credo che non verranno ascoltati questi individui. Ma questi individui, questo chiedono. Io credo che questo valga la pena ricordarlo. Sì, sono d'accordo. Ha detto altro. No, 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 mi fermo. Cioè, per fortuna, direi che questi sono i punti che ha citato. E questa era un'intervista. Sì, si è fatto un intervento per dare tutte le informazioni a Linea Notte. Ma questa in realtà è, cioè, soltanto, cioè, ce ne sono tantissime, se uno va su Twitter trova tantissimi professori o non professori che citano la Fornero in maniera, secondo me, così, gratuita, citano questi temi per convincerci che non è giusto inviare le armi, che io non vedo il nesso, cioè piuttosto si dica che si preferisce una all'altra parte, forse è meglio. Sì, anch'io ho questa impressione. Chissà perché, ecco, questo mi piacerebbe capirlo. Nel dibattito italiano c'è qualcuno che abbia avuto il coraggio di dire, no? Sì, infatti, cioè, basterebbe essere più trasparenti, magari, o da una parte o dall'altra. Sì, un minimo di decenza, no? Dire sì, vabbè, fondamentalmente io vorrei che vincessero i russi. Mi domando quale sia la logica di queste persone. Queste persone, secondo te, perché vogliono che vincano i russi? Cioè, perché vogliono che i russi fondamentalmente continuino a vincere, a massacrare, non vengano puniti, distruggano un paese, ammazzino? Perché ovviamente vogliono ammazzare tutti, l'hanno scritto. Se ce la fanno, ammazzeranno l'intera classe dirigente ucraina, deporteranno tutti. Cioè, l'hanno scritto ripetutamente, continuano a ripetere che l'Ucraina deve sparire. L'avevano detto fino all'inizio della guerra, io per quello ho fatto circolare l'altro giorno l'articolo di Ria Novosti, che quasi di un anno fa, che ripete per filo e per segno queste cose, e ad avviso di chi ascolta, cioè perché uno come Cacciari o come questo Nico Piro che si considera pacifista o come Capuozzo che stava nel PC, lotta continua, poi ha servito e ha fatto soldi con Berlusconi, ma perché questi odiano così tanto il popolo ucraino da rimanere assolutamente insensibili di fronte alle enormi violenze che i russi fanno e a dire lasciamo che finiscano di massacrare. Non saprei rispondere, purtroppo.
No, no, chiedo anche a chi ci ascolta. Qualcuno di voi che ci ascoltate avete idea? Ma chi l'ha detto che l'Ucraina non può vincere? Fino adesso sta di fatto vincendo. Ma non credo vengano pagati dal Cremlino, sarebbe troppo sfacciato, capite? Il Cremlino è abilissimo, sappiamo, abbiamo decenni, secoli che passa, no? Ricordatevi che il grande gioco di spie lo facevano gli zar contro gli inglesi, quindi vedi, la tradizione spionistica di infiltrazione russa va ben al di là di tutti, penso che sia stata una roba dei bolscevichi, dei comunisti, non c'entra niente, è una tradizione antica, è una maniera antica di fare politica e fare politica estera. Lo fanno molto abilmente, si infiltrano, finanziano in maniera indiretta, costruiscono, però non si fanno notare. Quindi io, uno come Rovelli, sono sicuro che non prende una lira da Putin. Non c'è bisogno, tanto dice delle cose favorevoli a Putin lo stesso, quindi perché andare a spendere soldi per spingere uno che sta di fatto nel linguaggio della parte politica a cui Rovelli vuole appartenere, sta facendo l'utile idiota del dittatore sanguinario. Quindi io non credo che questi prendano i soldi. Ed è per questa la cosa che io mi chiedo, ma che standard morali ha sta gente? Perché la giustificazione di se li convinco a cedere minimizzo le loro sofferenze, forse poteva essere vera il 23 febbraio, il 24 febbraio del 2022. Facendo finta di credere che la Russia voleva solo, non si capisce cosa, tra l'altro, cos'è che voleva la Russia di per sé, no? Poi ha detto quello che voleva, distruggere il paese e far fuori tutti, ma l'ha detto e l'ha ridetto. Allora, magari a lì li convince, vabbè, arrendetevi, vengono dentro, dimettono il governo, gli diamo un salvapassaggio, vi garantiamo la vita, occuperanno un pezzo di Ucraina, però meglio occupati che morti. Facciamo finta, no? Però dopo Bucha, dopo quello che si è visto, dopo Mariupol, dopo tutte le stragi enormi di questi mesi che ci vengono riportate continuamente, dopo la deportazione dei bambini, che cosa cazzo vuoi sostenere? Che se ti arrendi, cosa? Cioè, voi che ascoltate la televisione italiana, cosa dicono questi quando vanno in televisione? Cosa racconta? Giuseppe, perdonami, oggi stiamo un po' con Alessandro, ma io questo voglio capire. Tu l'ascolti la televisione, Alessandro? Io? Italiana. Quando sono in Italia non riesco a seguire. Ma cosa dicono questi? Per giustificare questa roba? L'antiamericanismo sarà anche tremendo, però voglio dire, gli ucraini, che ragione c'è di lasciare che vengano massacrati, che le donne vengano stuprate, che la gente venga la testa mozzata, i coglioni tagliati? Cioè, adesso parliamoci chiaramente, le cose che sta gente fa sono una più terrificante dell'altra e lo fanno sistematicamente. Ma c'è qualcuno anche che permette che questi programmi vadano avanti. Ah, ma sai, la libertà di informazione. Ma io su quello voglio dire, se c'è della gente folle in Italia che ascolta sti cialtroni, li applaude, gli compra la pubblicità, io l'unica roba che posso fare è quello che faccio da tempo, cioè dicendo smettetela di guardarli, perché bisogna, al pesce, a quel pesce c'è una sola maniera di togliere l'acqua ed è smettere di guardarlo. Adesso qualcuno dirà, Boldrin, tu e Lavia state facendo pubblicità a quel pesce perché ne parlate. Guardate, non lo credo, io credo che occorra invece, questo no, cioè, perché tanto il pesce gira ed è pieno di acqua, almeno cercare di sollevare lo sdegno di qualcuno, almeno di qualcuno che ascolti e dica no, basta, cioè, cerco di spiegare a mio zio, a mio cugino che guarda quel tipo di trasmissioni, che quando appaiono costoro si spegne. Si cambia canale, si va a cercare la partita di calcio, quello che diavolo, quello che volete voi, la partita di pallacanestro, no? Sì, forse quello che dice Jovrin, che questi si ritengono da buoni intellettuali aristocratici, ricchi borghesi, con la puzza sotto il naso, convinti di essere più intelligenti, che nemmeno lo sono, come provano i loro scarsi risultati, ok? Hanno semplicemente disprezzo di questi zotici ucraini che non sono professorini con la remoscia. E questo è il punto.
Giuseppe, anche se non ti faccio entrare, mi perdonerai. Perché... No, non credo che siano incompetenti e superficiali. Perché anche se non sono geni, anche se i contributi, nessuno di questi in realtà ha rivoluzionato niente nel loro field, nei Rovelli, negli Oddifreddi, nei Cacciari, nei Bovadia, ma sono tutti famosi in Italia fondamentalmente, ok? Non sono persone stupide, sono persone intelligenti, sono persone che si possono preparare. E sulla questione ucraina oggi non c'è da studiare molto ormai. Cioè non è che devi fare un corso di storia ucraina e sapere i dettagli della terza insurrezione cosacca, no? E ricordarti come si chiamava, se Pugachev era questo o quello. Ve lo ricordate che lo cantavano anche da Zecchino d'Oro? No, tu sei troppo giovane. Chi ha la mia età ricorderà che in una delle stagioni dello Zecchino d'Oro di tanti anni fa c'era una canzone sulla l'eroico cosacco balla balla insieme a Pugachev, che è la versione, la traslitterazione italiana di uno dei leader delle rivolte cosacche antizariste, che si scrive Pugachev. Ah, poi come si dica esattamente, io non lo so. Ecco, quindi non serve entrare in quei dettagli storici, no? Per capire che oggi il progetto imperiale russo è una semplice follia, e che arrendersi a sto punto è semplicemente folle. Tu devi andare a studiare, mi avevi detto che avevi mezz'oretta, vero Ale? Sì, non ho tantissimo tempo, però mi faccia piacere almeno elencarti questi punti e chiarire. Sì, perché io non ce l'ho fatta ascoltarlo, devo dire. Trovo queste robe mi offendono, no? Ma io più che altro, vabbè, non so perché, l'ho già detto 2 o 3 volte, ma non capisco perché dopo 15 anni, dato che anche l'ho conosciuta, la professoressa Fornero, non capisco perché richiama attenzione, forse, non capisco perché debba sempre essere citata. Perché è una delle poche donne, uomini, una delle poche persone che è stata in politica, che è coraggiosa, coerente e degna, non ha paura di continuare a ragionare anche se le urlano addosso. Elsa, da quel punto di vista, e tu lo sai, è una persona ammirevole, perché è stata attaccatissima in maniera indegna da costoro. Ed infatti è indegno che uno come Oddifreddi attacchi Elsa Fornero, no? Perché poi Oddifreddi, se non sbaglio, fa molto il sinistro antileghista, giusto? Sì, direi di sì. Mentre chi ha costruito la canea a persona minacciosa, al punto che Elsa deve girare con la scorta ancora 12 anni dopo, gira ancora con la scorta a seguito delle minacce di costoro tra pentastellati e leghisti, ed è piuttosto indegno che uno che vive protetto, fa il problema, la utilizzi per spandere, come dire, messaggio che poi è falso, perché appunto non c'è alcuna relazione tra le pensioni. Era quello che, esatto, non capisco, perché uno può anche essere non d'accordo sull'invio delle armi, però non capisco poi da lì andare a parlare di cose così poco lineari, oltretutto, però così è. Spero di aggiornarti altre volte con cose più... forse No, ma io credo che questo sia importante. Sia importante che noi diciamo chiaramente a costoro che queste persone moralmente fanno ribrezzo e non hanno alcuna giustificazione. Io vorrei davvero avere... visto che Cacciari, fra tutti questi, quello che ho conosciuto e anche ammirato per un periodo di più, altri li ho conosciuti, ma non ho provo nessuna ammirazione per nessuno di questi. Anzi, per alcuni ho sempre provato disprezzo, come fa Fausto Bertinotti, mi ha sempre fatto un senso di ribrezzo, di schifo, di falso, un borghese fighetto che approfittava della classe operaia per fare soldi e vivere di lusso. Non ho mai avuto rispetto per Bertinotti, venendo io dalla classe operaia vera, questi parassiti della classe operaia non li ho mai graditi. Però vorrei che appunto Massimo un giorno avesse il coraggio di dirmi come cazzo si addormenta la notte quando passa la vita a teorizzare con gentaglia del genere che bisognerebbe lasciare che i russi massacrassero
massacrassero tranquillamente gli ucraini. Perché vedete, la reazione di questi sarebbe, io lo so, che è tutto molto più complesso, che noi siamo ingenui, che qui c'è un grande piano statunitense di forze oscure che ci sta usando come strumento per raggiungere cosa? Ed è questa la parte. E poi non ti sanno dire cosa stanno raggiungendo, non ti sanno dire cosa sarebbe la conseguenza oggi di un abbandono occidentale dell'Ucraina, perché sanno perfettamente, alla loro cattiva coscienza, che l'abbandono occidentale dell'Ucraina significherebbe il massacro più totale dell'intero paese, con fughe per sempre di profughi nell'ordine dei milioni. E nessuno che li forzi a questo tipo di dibattito, no? Di nuovo, chi guarda la televisione sa, cioè, gli viene mai detto, ma lei si rende conto che cosa dopo succederebbe se noi smettiamo di dargli una mano? Bene. Era un po' di sdegno morale. Io lascerei il buon Alessandro tornare ai suoi studi, ringraziandolo perché si è preso la briga di comunicarlo, di ascoltare il coso, di riassumerlo. Hai detto che avevi dei numeri che avevi raccolto. Sì, no, i numeri li avevo raccolti per smentire le cose, perché io ho raccolto un attimo il discorso su disuguaglianza durante il Covid, non mi risultava questo aumento dei 2/3, posso farli vedere, comunque è anche un po'... Neanche a me risulta, quindi se li hai già controllati è utile. Posso far vedere il PNRR cosa prevede e poi volevo far vedere... Sì, posso far vedere 2020, adesso non so se riesco a raccoglierli tutti. Perché proprio devo andare per punti. Quello che posso far vedere è cosa dice il PNRR, che non prevedevo, lo far vedere. No, che... vabbè, quello lì credo che tutti lo sappiano, che il PNRR, che... il fatto che sia buono o cattivo, prevede spese per cose che possano assomigliare a un investimento. In termini di investimento di un certo tipo. No, poi in termini di numeri volevo far vedere solo come il mondo è eterogeneo sul spread of inequality, cioè l'indice di Gini, l'index Gini che si utilizza è... Cioè, parlare in generale, sta parlando dell'Italia o del mondo? Perché se guardiamo l'Italia, l'Italia non ha la disuguaglianza che ha il Brasile. Comunque, questo era un altro discorso che volevo far capire. E poi, appunto, il discorso sul valore delle pensioni, l'avevo ricavato i numeri, ma già li hai detti tu. Che quanto pesa una pensione, l'INPS in Italia rispetto all'invio alle armi? Eh beh, sì. In realtà abbiamo toccato direi tutti i punti. Vede, l'atteggiamento di Alessandro è l'atteggiamento del ricercatore. I punti li abbiamo toccati, tutto il resto è retorica. Va bene. Io sto un po' a fare un po' di compagnia, perché quando le persone le svegli a luna di mattina poi vogliono farti le domande, ma tu puoi tranquillamente studiare. Faccio la mia parte. Vi ringrazio e ci sentiamo presto, Michele. Ringraziamo te, grazie Alessandro. Ciao, 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 ciao. Bene, visto che sono qua, vi ho buttato giù dal letto ad alcuni. Allora, vabbè, Giuseppe, adesso se ci sei, se vuoi venirmi a trovare, com'è che te lo mando? Te lo mando su WhatsApp, credo di avere il tuo WhatsApp. Lì è un pezzo che non sento cosa racconta Giuseppe Paccione. Sì. Nel frattempo vorrei così prendere un po' di impressione. Io non davvero, ve lo giuro, sarà che sono matto, sarà tutto quello che volete voi, sarà che sono con la mente obnubilata dalla propaganda Yankee, che poi in questo momento è Biden, no? Perché è molto divertente. L'unico negli Stati Uniti che pone qualche dubbio sugli aiuti dati all'Ucraina è Trump, che costoro sono tutti sinistronzi, vedono come il fumo negli occhi, no? Erika quale però? Erika più polemica uguale polerica, ma io conosco tante Eriche. La Erika che era ieri al mio seminario all'IMF, ciao Erika, se sei tu basta che dici sì. Maledette notifiche Twitch. Annette, ciao, come va? In che senso maledette notifiche Twitch? Ah, Erika dice, allora l'altra è appunto, ciao Erika, quell'altra, l'Erika del foglio. Bene, bene. E sì,
Io sarò ingenuo, sarò col cervello obnubilato dallo yankerismo, neanche tanto perché credo proprio di essere una delle persone che più esplicitamente, anche qua, dice cose pesantissime sulle politiche estere statunitensi. Insomma, sarò quello che volete, ma la dimensione, come dire, morale, oltre che anche strettamente strategica dei cacciari e di costoro, io non la sento. Cioè, come fanno? Ho capito, hanno quasi 80 anni, cacciari cosa ne ha? 79, no? È del 44, quindi l'anno prossimo fa 80 anni. Vabbè. E uno dice, vabbè, io muoio fra 10-15 anni, ma anch'io muoio entro 30 anni, spero, di tirarla magari un po' più lunga, magari se arrivo a 100, ma insomma, che me ne frega di quello che succede dopo, no? Però, porca troia, alcuni di questi ne hanno 50, proprio egoismo puro, no? È palese che il progetto imperiale russo dichiarato, scritto, quello è, non ce n'è un altro, non è che i russi, cioè questa roba, la puttanata dei russi che avevano paura, la Russia che si sentiva minacciata, è una stronzata gigantesca, è falso. La Russia è mossa, il gruppo dirigente russo è mosso da un sogno, che poi è stato anche realtà, che dura da 500 anni, iniziato con Ivan il Terribile, e cioè quello della costruzione di un gigantesco impero di Santa Madre Russia, che essendo la terza Roma salverà e guiderà il mondo, e di cui l'Occidente sarà un'appendice, unificando i popoli sotto se stessa, portandoli tutti all'ortodossia, perché quello dello zar è una missione divina, assolutamente divina. E questo è il compito della Russia, è tutto quanto va amalgamato dentro la Russia, che non è un progetto molto diverso nell'obiettivo, almeno da quello cinese. Anche lo sviluppo dell'impero cinese è consistito in un progressivo inglobamento di... Oh, ecco Giuseppe. Ciao Giuseppe. Buongiorno, buonanotte qui. Sì, buonanotte a te. Sì, quindi la sera è un via di mezzo fra te e me. Qui da me sono le 6:20 del pomeriggio, da te sono le 1:20 di mattina. Finisco la cosa, perché è palese adesso, lo era anche un anno e mezzo fa, lo era anche 10 anni fa, no? Che il progetto di Putin di non tanto di costruire l'Unione Sovietica, è quello che la gente non capisce, non c'entra niente il comunismo in tutto questo, davvero. Cioè, spero che ormai sia chiaro che il comunismo in tutto questo c'entra nulla. Anzi, dal punto di vista di Putin, guarda caso, il bolscevismo delle origini, grazie a Dio poi è arrivato Stalin che era più russo, no, a correggio, ma il bolscevismo leninista che era un po' federalista, che riconosceva l'indipendenza di alcuni popoli, che voleva, insomma, era anche sessualmente libero, era abbastanza ateo, aveva dei difetti, no? Perché aveva di buono che aveva ricostruito un po' l'impero russo, però aveva tanti difetti, tra cui permettere una certa autonomia alla periferia. Quindi il bolscevismo non c'entra una minchia. Andatevi a leggere appunto Ivan il Terribile, il Boris Godunov, quella roba lì. Andate a leggervi quella roba lì. Andate a leggervi la storia raccontata di perché loro sono gli eredi di Kiev Ruskij. Non è vero una minchia, ma eccetera. Allora, che questo sia il progetto è palese. Il progetto è più o meno realizzabile? Boh, chi lo sa, insomma, no? In un'Europa vecchia, non armata, che non ha nessuna voglia di armarsi, non serve mica fare la guerra, no? Tutti quanti siamo stati ragazzini, tutti quanti siamo trovati in situazioni in cui noi eravamo magari usciti dall'ufficio, a me è capitato, io ero uno un po' scapestrato, ma mi è capitata la sera che me ne tornavo a piedi, perché avevo perso l'autobus a casa di mio padre, perché avevo deciso che andavo a trovarlo dal centro storico, ed ero in terraferma, era buio, e mi ero portato dietro la mia tesi di laurea nella 24 ore, sono passati due delinquenti in macchina col coltello, e io quella sera che ero da solo, non ero con gli amici, magari con gli amici li avrei menati, perché non erano esattamente molto in forma, erano abbastanza fatti, però io lì quella sera gli ho dato i soldi che avevo in tasca, cioè, no, nel senso che non serve che ti menino i più violenti, ti fanno un segno di minaccia e tu cedi, e questo vale per l'Europa, cioè un'Europa completamente impreparata all'autodifesa seria nei confronti della Russia, una Russia che vince in Ucraina diventa una Russia che praticamente comanda e decide quel cazzo che fai. Per di più,
e ormai è palese, mentre secondo me non era ancora chiaro un anno e mezzo fa. E qui sì che c'è un errore americano. So che voi, molti di voi non sono d'accordo, ma io continuo a pensare che sia un errore. Non un gigantesco errore, ma un errore, tatticamente un errore. Avendo deciso di prendere a pesci in faccia Xi Jinping ha deciso di iniziare prima del previsto il suo giochetto di noi siamo indipendenti da loro. E quindi la Russia diventa un utilissimo strumento, no? Perché praticamente quell'altro che vuole stabilirsi nel quartiere e dire no, qua comando anch'io, ha trovato un hooligan, un violento, un cialtrone pieno di ferite. Però è violento e sa solo essere violento, perché non ha nulla da contribuire altro che la violenza, e quindi l'ha assoldato. Gli ha detto, tu fai il bravo, io adesso ti foraggio un po' di nascosto, però se fai il bravo e resisti, vedrai che poi, no? Possiamo lavorare assieme per scardinare l'ordine mondiale. Ora, scardinare l'ordine mondiale può anche andare bene, peccato che se scardinare l'ordine mondiale vuol dire praticamente minacciare i paesi liberal democratici, va un po' meno bene, secondo me. Come la vede il professor dottor Paccione? No, Michele, concordo pienamente, hai fatto un'ottima analisi, ecco, ti stavo seguendo fin dall'inizio, soprattutto riguardante la questione che Putin non aspira a riportare la Russia all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ha un obiettivo ben preciso che è quello di diventare lui il nuovo zar dell'impero, ecco, russo del Settecento, quindi anzi, anche perché lo ha sempre ribadito nei vari discorsi, interventi che ha tenuto Putin, se non ricordo male, credo dal 2007 a quell'incontro di Monaco, dove insomma lasciò un po' sbalorditi i capi di Stato e di governo europei e occidentali. E quella è stato secondo me il primo segnale di Putin di avviare questo progetto, che però non gli sta andando tanto bene, perché non pensava, anzi pensava nell'arco di una settimana, non so se ti ricordi Michele, avrebbe già risolto il problema dell'Ucraina invadendola completamente, occupandola e via dicendo, convinto che gli ucraini non avessero, insomma, avuto modo di difendersi in maniera assai tenace e forte, perché hanno sempre reclamato e continuano a reclamare il loro diritto ad essere completamente indipendenti, a difendere la propria sovranità, la propria integrità territoriale. Per integrità territoriale intendo la comprensione della Crimea e del Donbass, che comunque sono sempre parte, ancora oggi sono parte integrante del territorio ucraino. E meno male che la comunità internazionale non ha mai riconosciuto questi atti, diciamo, queste condotte da parte di Putin di annettere due lembi territoriali fondamentali per l'Ucraina, se no sarebbe veramente, sarebbe stato, diciamo, un disastro. E quindi condivido pienamente su quello che hai detto, sono concorde sul fatto che manca purtroppo la conoscenza storica, perché bisogna anche conoscere un po' la storia russa del passato, la storia anche dell'Ucraina, come nasce l'Ucraina, come nasce la stessa Russia, eccetera. Purtroppo manca, ripeto, questa conoscenza, perché non apriamo più i libri, adesso ci atteniamo alle notizie in maniera celere tramite internet e così via, e quello che viene scritto è già, come dire, legge per chi legge, insomma, ecco. Sono pienamente d'accordo. Poi Michele, volevo sottolineare un aspetto che tu hai evidenziato con Alessandro, riguardo proprio questi giorni stavo leggendo alcune cose riguardanti i costi del supporto militare che molti paesi europei, compreso il nostro e gli Stati Uniti, stanno supportando. Leggevo appunto un documento del Dipartimento di Stato dove hanno fatto un calcolo nel mese di marzo che il costo più o meno si aggira sui 45 miliardi di dollari, quindi da parte sia degli Stati Uniti ma anche da parte di molti paesi, compreso il nostro, che sta approvvigionando l'Ucraina di armi. Di cui il grosso, tra l'altro, capiamolo, è americano. Certo. Budget americano, certamente. Beh, se a questo punto, cioè, il numero possiamo farlo arrivare, ecco, il massimo che riusciamo a farlo arrivare sono 50 miliardi. Esatto. Il punto è che a quel punto però dobbiamo compararli alle dimensioni dell'economia di tutti i paesi che lo contribuiscono, e a quel punto
Esatto, ma diventa infatti comunque questo. uno sputo nell'oceano, no? Ma infatti questo è il totale, ripeto, di tutti i paesi, sono una cinquantina di paesi che stanno fornendo, diciamo, stanno dando gli aiuti, non solo attenzione mano militari, ma anche aiuti di intelligence, aiuti di altro genere, aiuti umanitari e così via, È come tu chiaro, hai giustamente sottolineato. Musk, quando permette l'utilizzo del suo sistema di satelliti, se lo fa pagare il servizio. Non sta Assolutamente, beh, certo. regalando per fare un atto di generosità, no? Anche Assolutamente. ragionevole, voglio dire, so che deve tenere in piedi l'azienda e non è che può mettersi a regalarlo. L'azienda chiude, a quel punto non ci sono neanche più satelliti, no? Quindi, no, e qui non intendo fare il critico di Musk dicendo ma un ipocrita, dovrebbe regalarlo, non è vero. Queste cose costano, infatti, una parte del grande confronto che la Russia ha deciso di iniziare in maniera violenta con il mondo occidentale e che Xi Jinping si sta trattenendo, io credo capendo che non ha la capacità, è un confronto economico. Esattamente nella stessa maniera che la cosiddetta guerra fredda, alla fine, venne vinta dal mondo democratico, dal mondo liberal democratico, perché il mondo liberal-democratico produceva più ricchezza per persona, era tecnologicamente più avanzato, era più ricco, aveva una struttura economica infinitamente più solida, quindi riusciva a difendersi, a produrre armi per difendersi e allo stesso tempo far crescere lo standard di vita dei suoi cittadini. Il sistema sovietico era incapace di farlo e oggi è palese che anche il sistema russo è incapace di farlo e quello è il grande confronto. Il sistema russo non è in grado di continuare a finanziare, a produrre armi per la guerra e allo stesso tempo migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini. Il PIL russo oggi sta andando in maniera sempre più crescente in armi, ovvero in cose che vengono, che o ben portano distruzione o vengono comunque distrutte e sprecate. Diventano panini, maglioni, Esatto. macchine e gite al mare. Ed è questa la vera povertà, no, russa. E il confronto si fa su quello. Quando si fa su quello, tant'è che appunto ritengo che se per qualche miracolo o per qualche colpo di fortuna o perché hanno fatto i calcoli bene, si riuscisse a infliggere nei 7-8 mesi che verranno una legnata seria all'esercito russo, io credo non sarebbe del tutto irrazionale, offrire un armistizio, anche se capisco. Ecco, io vorrei magari sentire la tua opinione. Capisco gli argomenti di quelli che dicono, ma guarda, no, perché l'errore è stato per 30 anni di dare fiducia, aiuti enormi, transfer tecnologici, dipendenza, eccetera, eccetera, alla Russia e poi a quella di Putin in particolare, dal 98-99 in avanti. Il risultato è che ci siamo indeboliti noi, si sono rafforzati loro, al punto che hanno addirittura fatto questa scommessa folle che sta rendendo a tutti la vita miserabile. Quindi no, questa volta occorrerà purtroppo resistere fino a che saranno piegati sulle ginocchia, non tanto per invaderli, che nessuno gliene frega una beata minchia di invadere nulla, né di portargli via nulla, nessuno vuole violentare le donne russe come fanno loro con le ucraine, per niente, nessuno vuole Esatto. deportargli i bambini, niente. Si vuole semplicemente garantirsi che per i prossimi 50 anni questi qua non vengono. Ah, Giuseppe mi guarda male perché lui queste parole non No, le no, dice. A anzi. romperci il cazzo. No, no, condivido pienamente, guarda. No, sono pienamente d'accordo, anche se, Michele, non so se hai notato, la Russia, proprio qualche giorno fa, la Corea del Sud pare che abbia intenzione di essere parte, di diventare parte in maniera indiretta nel supportare l'Ucraina. E questo ha dato un po' fastidio al Cremlino, il quale ha detto, va bene, se voi vi azzardate a fare una cosa del genere, noi forniamo di armi la Corea del Nord. Ora, non so che Come intenzione se la Corea abbiano del loro. Nord avesse bisogno di armi, l'unica cosa che producono Appunto. sono armi. Infatti, e tu sai bene chi l'ha detto, questo non l'ha detto Putin, l'ha detto, credo, l'ex presidente Medvedev, non so la pronuncia E mi sembra essere difficile. diventato, io non lo so Sì. se è sempre stato così, o è davvero un Infatti. alcolizzato impazzito, fa È la parte. probabile. Ogni Sì, è volta che apre probabile. la bocca, quello ti viene il vomito, cioè dice delle cose, ha un tono da bullo di quartiere, no? Noi meniamo tutti, distruggeremo tutto, vi Sì, massacreremo. minaccia. Eh?
Sono solamente delle minacce che vanno così, come dire, che il vento si porta, perché alla fine uno che per ogni volta che c'è un qualcosa che dà fastidio a lui, a Putin, ovviamente incomincia a sbraitare minacciando a destra e a sinistra. E la cosa che mi preoccupa, più che mi preoccupa, direi la cosa che mi sembra un po' strano, è il ministro degli esteri, Lavrov, perché io l'ho sempre deputato un ottimo diplomatico, però a quanto pare, insomma, in questi giorni, queste settimane, quasi messo un po' ai margini, perché lo si vede meno, si fa ogni tanto qualche intervento rispetto a prima. Quindi pare che Putin abbia quasi preso la delega anche della politica estera russa nelle sue mani, e quindi Lavrov lo tiene lì giusto a fare il ministro, ogni tanto fa qualche scappata in qualche paese, amico della Russia, giusto perché deve fare anche la sua parte di ministro degli esteri. È questo che mi sta colpendo in questi giorni, perché leggendo anche un Ma po' la sai, rassegna ormai la stampa cinese. scelta russa, è strano che queste persone infatti non lo vogliano capire, no? La scelta russa sia nelle parole che nei gesti Sì. è esplicitissima, cioè c'è una logica nelle relazioni internazionali, nelle relazioni fra popoli, che non, in questo caso non è molto dissimile alle relazioni fra persone. Cioè, se il tuo vicino di casa ti massacra i cani, distrugge la casa senza ragione, violenta la figlia, ammazza il fratello, voglio dire, o lo uccidi, oppure, benché vada, non hai più relazioni con costui, cioè ci metti un Certo. muro nel pianerottolo, non. No? Certo, pienamente d'accordo, pienamente d'accordo. Ci troviamo proprio in questa situazione, cioè purtroppo il problema è che questo conflitto non avrà termine neanche fra 6 mesi, 7 mesi, almeno secondo alcuni esperti e analisti pare che durerà ancora un altro 2, 3 anni. Speriamo, anzi tutti speriamo che finisca il più presto. Poi la questione Lo dell'armistizio temo di Putin anch'io, su perché Telegram. mi pare che il Sì. livello di, come dire, entrenchment, mi viene in inglese, scusate, no? Sì. Dell'esercito russo votato alla morte, ma quindi. E questo, diciamo, anche se in un certo senso Putin sta tentando di trascinare la Cina nel conflitto, la Cina per il momento non interviene, dico per il momento, a parte il fatto che, come più spesso ricordato quando sono intervenuto al programma di Francesco, la Cina è vincolata dal trattato internazionale riguardante il commercio, la regolamentazione del commercio delle armi, che ha ratificato nel 2020 che le armi possono essere fornite a un paese che ha subito un'aggressione o che sta subendo un'aggressione militare. Come tale, è giusto che i paesi possano fornire supporto militare nei confronti di un dello Stato che sta subendo un'aggressione. Questo è appunto il caso tipico dell'Ucraina, ma questo si rifà soprattutto alla Carta delle Nazioni Unite, dove si parla appunto della legittima difesa naturale, sia individuale che collettiva. Per cui ecco, anche l'espressione, la parola collettivo, collettivamente, qualcuno usa l'avverbio collettivamente, sta proprio ad indicare che la comunità internazionale può intervenire in legittima difesa nel momento in cui un paese subisce un'aggressione da parte di un altro paese. Poi, vabbè, per non parlare anche delle tante violazioni da parte della Russia, guarda caso questo mese presidente di turno del Consiglio di sicurezza, cioè un paese che ha violato completamente la E Carta vabbè, delle quello, Nazioni ma, Unite. sai, quello c'è questa sceneggiata chiamata Nazioni. A proposito, vorrei ringraziare l'ascoltatore che ha consigliato giustamente, in realtà lo sapevo, vedete, ce lo si scorda, quindi grazie a Rick Senato che ha detto andate sul Kiel Institute e lì c'è tutto. Infatti è vero, sul Kiel Institute tengono track di tutti gli aiuti e quindi si conferma la stima che avevamo fatto con Alessandro. Al momento gli aiuti militari pledged, quindi promessi, non spesi, promessi italiani, sono 700 milioni, 0,7 billion euro, quindi 700 e milioni. Quindi stiamo parlando di praticamente l'uno per mille di quella che è l'uno per 800, toh, mi rovino, Certo.
di quello che è il bilancio dell'INPS. Quindi voi capite che le affermazioni retoriche di questi personaggi, alla Odifreddi, o alla Cacciari, o alla Piro, sono affermazioni che o ben manifestano un'ignoranza, ma abissale, abissale, perché se ci siamo capaci noi di, no, chiapperando fra di noi in rete, di andarci a trovare i numeri, verificare quello che stiamo dicendo, e lo facciamo per scrupolo, beh, a maggior ragione potrebbero fare questi grandi professori, no, di grande saggezza, prima di andare continuamente in televisione a predicare gli italiani. Invece loro predicano tranquillamente menzogne, e questo è gravissimo, è una negazione del ruolo accademico, che io trovo disgustoso, questo continuo plateale mentire, facendo finta che gli aiuti pochissimi, troppo pochi infatti, aiuti militari dati all'Ucraina abbiano alcunché a che fare con eventuali difficoltà economiche italiane. In un settore poi, quello delle pensioni, dove le difficoltà non ci sono. Dove il sistema italiano è particolarmente generoso, perché almeno avessero detto quei 700 milioni si sarebbero potuti spendere per, che ne so, tagliare un po' di cuneo fiscale per i ragazzi di età inferiore ai 30. Vabbè, insomma, è poca roba. Ma no, invece tirare fuori che per le pensioni è veramente volgare. Infatti, voglio ricordare anche che lo Stato spende, credo, sui 13-14 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza. Cioè, non è, 120 per il bonus 110. Ecco, capisci la differenza? Ah. Il bonus questo per le finestre, per i palazzi dei signori, come questi che vivono nei centri di città. Chissà se uno di questi vive in qualche appartamento che si è rifatto la facciata di lusso, che si è rifatto il cappotto, no? Esatto. Approfittano. Ecco, lì abbiamo buttato tra i 110 e i 120 miliardi, quindi letteralmente, esatto, 150 volte di più di quello che è stato dato all'Ucraina. 150 volte di più. Avete sentito uno di questi, Bertinotti, dire: ma non avrebbero dovuto rifare la facciata del mio palazzo perché erano soldi sprecati, io sono benestante, me lo posso pagare, c'ho i maglioncini di cashmere. No, io non li ho sentiti, non so se voi li avete sentiti. No, assolutamente, te lo posso garantire, non c'è neanche un'intervista. Ovvero ci sono interviste a favore della pace, però come la pensano loro, no? E quindi, come dire, contro... Loro decisamente hanno seguito, lo so che tu sei cattolico, però sono veramente l'unica pace che gli interessa è la pace eterna degli altri. Esatto, ma non la loro. Sì, sono pienamente d'accordo, sono pienamente d'accordo. Purtroppo questa è la conseguenza di come, ahimè, siamo davvero messi male. A me capita di seguire un po' dei talk show, e dispiace davvero questa classe intellettuale che a volte parla a sproposito raccontando delle castronerie che non stanno in cielo né in terra, e devo dire anche di ex ufficiali dell'esercito, dei vari corpi, che vanno lì come espertoni e alla fine dicono il nulla. Purtroppo questa è l'Italia. È spaventoso che l'Italia, noi si sia un po' solo su YouTube, un po' di una decina di canali, certo, su YouTube, siano i posti dove in realtà si trovano i fatti, da Parabellum a Ivan, da Liberi, esatto, Oltre è vero. A Masala e così via, no? È verissimo Michele, questo è il problema, è che appunto questi personaggi che creano più confusione quando parlano di cose che non conoscono, hai detto tu giustamente, ci sono dei siti credibili che sono anche siti ufficiali, io ho detto ogni tanto vado nel sito della state.gov, del Dipartimento di Stato, oppure anche del Dipartimento della Difesa, dove trovo tutto, poi tu sei meglio di me, vivi in America, che c'è il principio della trasparenza, deve essere tutto messo alla luce del sole rispetto a noi, dove io, quando è uscito ad esempio, ti ricordi i primi decreti del Ministero della Difesa riguardo al rifornimento delle armi, c'erano le prime pagine, poi c'è scritto missis, non potevo sapere che genere ad esempio di armi oppure le spese militari a quanto si aggiravano. Purtroppo questo è il guaio del nostro paese, dove si parla di principio di trasparenza, ma ahimè non viene mai, come dire, tenuta in considerazione rispetto agli Stati Uniti. E io sono costretto appunto ad andare nei siti americani o di altri paesi seri, dove grazie a Dio trovo delle fonti ben precise e ben chiare, anche perché non mi permetterei, quando intervengo qualche volta in televisione o su qualche radio oppure presso di voi, non mi permetterei di fare degli interventi così a mosca cieca, anzi
cerco di stare anche molto attento, ma perché leggo i documenti sono fondamentali. Quello che manca purtroppo nella cosiddetta intelligenza italiana, dai Cacciari, dal Santoro, Santoro che adesso vuole organizzare la marcia per la pace, non si capisce di quale pace parla, perché in realtà dovrebbe andare, allora la facesse, lo dico sempre, la facesse ad esempio a Mosca, vediamo se è in grado di organizzare una protesta di pace sotto il Cremlino. Io quello mi chiedo, lo facesse lì, anziché attaccare l'Italia o attaccare l'Occidente, o poi questo fatto di attaccare di continuo gli Stati Uniti d'America, veramente io mi sono anche stancato, anche quando leggo delle interviste assurde, questo continuo di dire in America, l'America, l'America è la responsabile di tutte le guerre, guarda, credimi Michele, non lo accetto assolutamente, non lo accetto, perché spesso dimentichiamo, purtroppo dimentichiamo, che gli Stati Uniti ci hanno dato una mano, anzi ci hanno fatto uscire da una situazione difficile durante il secondo conflitto mondiale. Abbiamo avuto il piano Marshall, grazie al piano Marshall abbiamo poi ottenuto il boom economico, tu lo sai meglio di me, sei un economista dagli anni 50-60, no? Ti ricordi? Se no, se fossimo stati nelle mani dell'Unione Sovietica, a quest'ora saremmo veramente un paese misero e povero, diciamo la verità. È questo che questo manca purtroppo. E Ma non ti è immagini, assolutamente. questo non ti verrà replicato che è il contrario, no? Che è stato lo sfruttamento statunitense che non ci ha permesso di essere ricchi come, boh, non so, la California. Ma non è vero. Ma lo Non sappiamo, è cioè. vero. No, io lo so, io vivo nella regione, la Puglia, tu sai meglio, è chiamata la California del Sud. Quindi a qualcuno di Fitanga Grande vuol dire la Puglia, per dire. Siamo un paese ricco, grazie a Dio, non ci manca nulla. Hai detto, io ti ho seguito, ripeto, prima. Quando hai detto viviamo in un paese democratico dove c'è la libertà di espressione totale, 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 purtroppo anche quando si raccontano minghiate, ahimè, diamo anche la possibilità di che certi soggetti, certi individui dicano delle minchiate, col tutto che io non le Sì, condivido, sta ma le diventando una cosa rispetto. pesantissima, però devo dire, di fronte a un attacco sempre più violento, no? Sempre più, va detto che le Esatto. continue, perché sono menzogne, perché come ha detto un ascoltatore, il punto è che capisci, questo, no, appunto non, devi renderli ancora veramente stupidissimi per pensare che pensino davvero quello che dicono. Quindi sono plateali menzogne. E quindi siamo di fronte a delle persone che si comportano in malafede, che mentono, no? Che mentono, Sì, come in quel pienamente iniziale d'accordo. dibattito di quasi un anno fa con Odifreddi, che continuava a dire: no, cosa farebbe gli Stati Uniti, mentendo già lì, no? Se un paese vicino agli Stati Uniti, il Messico, mettesse le testate nucleari russe. E a parte che l'Ucraina non aveva nessuna testata nucleare russa, punto Appunto, numero uno. infatti. Okay? Ma punto numero due, gli dissi: guarda che è successo. Si chiama Cuba e non Cuba. l'hanno invasa, avrebbero potuto invaderla e raderla al suolo Infatti. Nel prima che 62. arrivassero le testate nucleari. E lui, appunto, non sapendo rispondere, deviò la cosa sulle cretinate che lui andava a cena con McNamara. Questa è malafede. E quindi la cosa spaventosa che io più mi preme denunciare è la malafede di questi professori, di questi scrittori, di questi giornalisti, di questi personaggi pubblici, è l'enorme malafede delle catene televisive che riempiono la Esatto. televisione di questa gente senza contraddittorio, i quali mentono. Cioè, l'Italia ha ormai un sistema televisivo che al 50, 60, 70% delle volte mente, mente proprio fuori dai denti, brutale, non è più neanche sì, diciamo Regna delle la cose bugia. Esatto, ambigue, poco precise. No, no, mentiamo. esatto. Ormai regna imperata la bugia, insomma, nel nostro paese, lo sappiamo, e Sì, è purtroppo la sono bugia pienamente ossessiva. d'accordo. Sono, guarda, Ma qui fa Michele, da credimi. contrappeso che poi va detto, no? Le cretinate che leggevo oggi, cos'era? Ce n'era uno che se n'era uscito a difendere, adesso si è uscito costui, se capisco, il cognato di Meloni, un fascista piuttosto squallido, col cognome famoso della Lollobrigida, non so se ha qualcosa a che fare con l'attrice, non importa. Non lo Ah, so. e chi era? C'era un altro che mi veniva Ah sì, Del Pietro, no? Ah, il Perché direttore ormai della c'è, verità. cioè, chiaro, ecco, adesso abbiamo criticato quelli di sinistra, che sono tutti più o meno sinistronzi. E li chiamo sinistronzi intenzionalmente perché sono in malafede, non sono persone in buona fede, sono in malafede, mentono, povere Certo, bestie. certo. Però mentono anche dall'altro lato, cioè mi sono letto una cosa di questo Belpietro, che credo sia il direttore della falsità,
che dice, beh, insomma, questo si è espresso male, ma la sostituzione etnica la vogliono fare per davvero, perché vogliono, come se c'è qualcuno di una scuola, far sparire il popolo italiano, bisogna dare i soldi alle donne perché così fanno più figli. E il livello di ignoranza che devi avere per riuscire a credere che il problema della natalità italiana lo risolvi dando più soldi alle signore, è imbarazzante. È imbarazzante. Anzitutto perché non ha mai funzionato in nessun paese dove si è tentato, Esatto, in nessun paese. esatto. E in secondo luogo, perché anche se funzionasse, l'ho detto e l'ho ridetto da anni, se il tasso di natalità, se il tasso di fertilità delle signore italiane raddoppia l'anno prossimo, l'effetto si vede fra 20 anni. Appunto. Una popolazione non Quindi, in età lavorativa per 20 anni non ce l'hai comunque. appunto, ci vorrebbe adesso un demografo, insomma, che spieghi No, no, ma su questo bene posso tranquillamente il. fare, avendo Sì. lavorato e avendo una serie di paper sulla demografia, cioè i dati li so proprio a memoria. E quindi e sono facili da trovare, voglio dire. La demografia, per carità, quando la fai tecnicamente bene, non è una cosa semplice. Però per quanto riguarda i grandi aggregati, cioè questo tipo di questioni, no? Fra 20 anni, Certo. fra 30 anni, quante persone ci saranno in Italia capaci di lavorare e produrre se continuiamo con questa politica di immigrazione e se la fertilità magari recupera un po', ma questa gente non si rende conto che andare dall'1,2 o sotto l'1,2 in cui siamo al 1,5 richiede decenni e richiede enormi Certo, sforzi e a certo. 1,5 sei comunque fottuto. È banalissimo, perché non guardano i movimenti nel tempo dei tassi di fertilità? Quindi è proprio la menzogna, ormai è diventata comune, capisci? Per un Nicopiro o un Rovelli che ti fanno l'appello, o un Odifreddi che ti racconta che bisognerebbe aumentare le pensioni con i soldi dati all'Ucraina per le armi, ci sono questi che ti dicono che bisogna tenere fuori gli immigranti e dare i soldi alle signore, così risolviamo il problema demografico. Entrambe facili. E poi a farlo, questo infatti, cioè, a dire tutto semplice, ma quando poi si tratta di concretizzarli non è veramente semplice. Ma stiamo a scherzare? No, assolutamente, sono pienamente Povero d'accordo. paese, mi fa un'impressione tremenda. Sto pensando alla gente giovane in Italia, insomma, che non abbia. Come vengono informati? Cioè, che visione vuoi che abbia del mondo un ragazzo, una ragazza italiana diciottenne che Esatto. magari per mille ragioni passa più tempo a lavorare oppure esce con gli amici, quindi non fa più di tanto attenzione, non si va a cercare i siti e ascolta un po' le notizie che vanno per la maggiore. Questo pensa a un mondo in cui gli immigranti bisogna ucciderli. C'è un complotto per far sparire gli italiani perché si fanno i trucchi perché non nascano i figli, che non si capisce bene che trucchi facciano poi, no? E siamo impoveriti perché siamo succubi degli americani e aiutiamo questi disgraziati ucraini che sono nazisti e i russi vogliono solo difendersi. Ma pensa che visione del mondo folle! Veramente. Ormai è una follia totale, sì, pienamente d'accordo, Michele, pienamente d'accordo. E È questo è una visione del mondo preoccupante, è folle e purtroppo preoccupante, è ci saranno decine di preoccupante. migliaia di ragazzi di 20 anni che pensano questa roba qua. Questo è vero, pienamente d'accordo. Il dramma, ma guarda, ormai, come dire, il fallimento anche della cultura del nostro paese, le scuole non insegnano più. Come 50 anni fa, le università sono un totale fallimento, lo sappiamo. E il tipico esempio, prendo il caso dell'università, di ragazzi che studiano dalle fotocopie o dagli appunti per fare un esame di diritto ed altro. A me, ai tempi miei, a scienze politiche studiavamo, cioè i professori pretendevano anche la presenza alle lezioni, l'obbligatorietà alle lezioni, non solo con il libro comprato, quello comprato. Invece oggi purtroppo l'università sforna solamente tanti giovani che, ahimè, poi quando entrano nel mondo del lavoro si trovano in grosse difficoltà con delle lacune spaventose. Come dicono i francesi, se la vi. Purtroppo questo è il male che c'è nel nostro paese, eppure Non dimentichiamo. farà bene, un paese che vive in una menzogna crescente, sempre maggiore, non va, mi dispiace, a finire bene. Va Sono bene, d'accordo, senti, io sono le sono 7 qua, devo d'accordo. Va bene. prepararmi qualcosa da mangiare. Da te sono le 2. Fatti due orecchiette con le cime di rapo, non ce l'hai in America le Non cime è di la sera, sì, rapo. ogni tanto me le faccio, Ah, sono che perfetto. io sono uno che chi se ne dica che ho un'alimentazione, specialmente nell'ultimo periodo,
Sono sanissimo, mangio con una, mi do, vabbè, sono un po' un maniaco, siccome ero molto sportivo da giovane, e lo sono ancora adesso, io sono uno che io so quante proteine mi metto in pancia al giorno, Ah, perfetto. calibro attentamente l'alcol, sono il mio amico Andrea Biasci, dice Michele, non superare i 24 grammi di alcol al giorno che ti fa male. Ogni tanto fa male, dai, ogni Sì, tanto, ogni finché tanto, non ti infatti, ogni fermi. tanto io, però cerco, no, sono carboidrati e tutto, sono quasi religioso. Ormai l'ho imparato a memoria, quindi non ho più bisogno del bilancino, però. No, meno male, Michele, no, sono contento per te, figurati, Michele. Senti, mi ha fatto Ascolta, ti piacere auguro rivederti. buonanotte, Dimmi, grazie a voi che ci avete anche fatto a te compagnia, buongiorno. davvero, guardate, non lo so, fate il possibile. Questo paese deve smettere di vivere in questo gigantesco cubo di bugie, è bruttissimo vedere un intero paese travolto da menzogne. Che è un paese D'accordissimo. anche di gente intelligente, ma santa Dio, puoi essere intelligente finché vuoi, finché pensi che il mondo sia quadrato, non è che fai del male. Assolutamente. Va Ciao bene. bello, buonanotte Ciao a tutti. Michele, buon Ciao a buongiorno a tutti, te. Ciao ciao, Michele, grazie, ciao. ciao, Ciao. arrivederci.